Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come tutti i mesi video in collaborazione con Giara del canale Giorgia Makeup. Ovviamente vi lascio i suoi link sia del canale che del video giù nell'info box. E mi raccomando, andate a vedere il suo video perché ha sempre cose interessanti da far vedere. Quindi niente, andate a sbirciare. Questa volta ho deciso di partire con i flop del mese precedente, ovvero il mese di settembre. Ho solamente due flop e sono tutte e due flop labbra. Il primo è questo qui, che è la matita della linea ombre della NYX. Lo boccio non nella colorazione o nella, diciamo, durata, perché per quanto riguarda colorazione e durata sono spettacolari, soprattutto durata, ma boccio il packaging, perché in pratica questo è ciò che rimane della parte della matita ed è anche staccata. Ogni volta che io andavo ad utilizzare la parte della matita si staccava un pezzo. Penso che questa cosa sia successa perché la parte della matita è molto molto fina, quindi con una leggera pressione si staccava tutto quanto. Invece dalla parte del rossetto è ancora intatto. E l'altra cosa che boccio è questo rossetto barra lip gloss della LA Girl. La colorazione è molto bella, solamente che guardate l'applicatore. Secondo me è un applicatore che cerca di imitare quelli lì della Too Faced, solamente che è alquanto impossibile mettere il prodotto, perché se notate la parte in plastica non ha nessuna parte, diciamo, tipo spugnosa per permettere di applicare il prodotto per bene. Poi in più la stesura non è per niente omogenea. Passiamo ai top. Sono veramente felice perché devo farvi scoprire un mascara fenomenale. È questo qui dell'Essence ed è uno dei nuovi mascara della collezione autunnale, cioè penso che rimarranno nella collezione permanente, però sono usciti in questo autunno. E questo qui è The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Ragazze, ma che le metto a fare le ciglia finte? È qualcosa di stupendo, costicchia un po' per essere dell'Essence, perché costa, se non erro, 3,50 euro o forse qualcosina in più, però è qualcosa di fenomenale. Come potete vedere dallo scovolino è parecchio cicciotto, in più ha la parte incurvata per permettere di applicare meglio il mascara su tutte le ciglia. Poi top viso, questa volta diciamo che ho riscoperto, perché non lo stavo utilizzando da un po', la cipria compatta, la HD di NYX. È fenomenale. Allora, come durata, dura di più quella lì dell'Essence, l'ultima che hanno fatto, quella lì in polvere libera, però come finish e come risultato questa qui è fenomenale. È qualcosa di setoso, è qualcosa veramente di assurdo, quindi super mega promosso. Poi passando ai top labbra, ne ho ben due e sono Stone Fox e Stone, ecco, nemmeno senza farlo apposta, tutte e due hanno più o meno lo stesso nome, Stone Fox e Stone. Stone è il classico color grigio marrone della MAC e Stone Fox è questo qui che appunto ho sulle labbra. Poi altro top però corpo è questa qui, che è una crema della Alona, adoro, che mi è stata inviata l'anno scorso, solamente che la utilizzo solamente l'inverno perché l'estate non ho la pelle secca, e questa qui mi aiuta tantissimo già da questo periodo, poi per tutto l'inverno, per quanto riguarda la pelle secca sulle gambe. Ultimo top è un top che io l'ho inserito nella parte abbigliamento, però diciamo che non è proprio abbigliamento, ed è questo plaid leopardato che ho tirato fuori dal mio armadio perché sta incominciando a fare freddino, quindi sì, il mio amato plaid leopardato. Quindi ragazzi e ragazze, questi erano i miei top e flop del mese di settembre. Come sempre, se avete qualcosa da consigliarmi, consigliatemela pure, che sia possibilmente low cost e non high cost, anche medium va benissimo. E siamo quasi arrivati, ho visto, a 2000 iscritti. Oh mio Dio, mi sembra qualcosa di assurdo. Ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video sui miei regali di compleanno e venerdì con un nuovo makeup tutorial su Halloween. Ciao!